eccoci qui, bentornati a buon pomeriggio. Io e Chicco siamo in cucina con Annalisa De Benedictis. Ta-da. Perché? Perché è arrivato il momento di parlare dei tre errori che facciamo in cucina. Bravo, sempre. Infatti. Questa di... volta però con che cosa? Di che cosa parliamo oggi, Annalisa? Di vongole. Io ne conosco tante di vongole. Quelle sono cozze, Chicco. Hai ragione, dimenticavo. Facciamo così, vediamo direttamente. Stai fermo, dobbiamo vedere i tre errori che si usa purtroppo fare. Partiamo con il primo cartello. Sì. Vediamo la grafica, i tre errori da non fare. Il primo è non scartare quelle guaste. Che significa? Che non partono? No. In che senso non scartare quelle guaste? Quando acquistiamo le vongole sono vive e siccome sono lontane dal mare sono serrate, chiuse nel loro guscio. Quindi bisogna scartare quelle, se sono aperte sono morte. Okay. Sono già morte, quindi le dobbiamo scartare, non devono avere gusci rotti. Quindi accertiamoci, guardiamole bene, anche perché costano. Certo. E quindi, le nostre sono vivissime, abbiamo fatto anche qualche test prima, si muovono. Stai fermo. Appena metti il coltello rientrano naturalmente. Va bene, bene, interessante questi vici. Adesso andiamo avanti con il secondo errore che commettiamo. Vediamo un pochino, leggiamo la grafica. Allora, non ammollare nel modo corretto. Non ammollare. Nel mondo corretto. Nel modo. Scusa, tu il modo pure. Dove lo fai? Nel mondo. E quindi non ammollare nel mondo corretto. Ci sta. Perché? Perché, allora, tutti i molluschi con il guscio hanno, diciamo, la peculiarità di filtrare l'acqua in cui sono immersi. Quindi dobbiamo quindi tenerle in ammollo in acqua fredda con un pugno di sale grosso e loro filtreranno, quindi filtreranno l'acqua pulita e lasceranno andare l'impurità sul fondo. Poi non dobbiamo fare l'errore di capovolgerle, che sono con la pasta, ma le dobbiamo tirar fuori con le mani, così le impurità rimarranno sul fondo e non avremo la sabbiolina. Problemi che danno le vongole, però. Questa cosa non la sapevo, però, effettivamente. Ma quindi acqua anche di rubinetto, però con del sale grosso? Acqua di rubinetto, sale grosso, le mettiamo in frigo e le lasciamo lì un paio d'ore. Se ci danno l'acqua di mare, va bene comunque. Se ci danno l'acqua di mare, va bene, ma il sale... Vediamo il terzo errore, invece, grafica. E qual è il terzo errore? Cuocerle troppo. Come si fa a sapere? Allora, semplicemente noi le metteremo in una padella o senza condimento, oppure per fare un sauté di vongole, per condire gli spaghetti con olio, prezzemolo e aglio. Antiaderente. Che mi piace dire antiaderente. le copriamo con un coperchio con una bella fiamma vivace. Mm-hmm. Quando si aprono sono pronte. Rilasceranno il loro liquido che sarà anche abbastanza saporito. Quindi non saliamo mai sughi a base di vongole e soprattutto anche se cuociamo della pasta dobbiamo mantenerci con il sale. Grazie Annalisa dei tuoi consigli. Grazie, sei stata come sempre. Preziosissima. Infatti, adesso come però... al solito dobbiamo stare noi, perché Mary non si fa vedere quando si tratta tutto di cucina. Tutto noi dobbiamo fare in cucina. Dove noi. Stai Mary? Sta lì. Eravate in cucina ad importunare la nostra Annalisa. Io invece mi sono spostata da questa parte del nostro studio perché è tornato a trovarci Francesco Castellano. Ciao Francesco. Ciao, piacere. Bentornato. Grazie, buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Operatore olistico e oggi ci presenta a tal proposito un massaggio meraviglioso. Di che cosa si tratta? Sì, Mary, oggi parleremo del massaggio hawaiano. Wow. Quindi... Allora, cerchiamo di immaginare così, di scorrere, far scorrere la nostra testa in modo ritmico. Sì, e quindi pensiamo all'oceano, pensiamo a quei posti esotici. Alle palme, spiaggia deserta. Sabbia. È un lettino pronto per noi. Noi il lettino ce l'abbiamo, naturalmente. Abbiamo il lettino con la nostra Sabrina, che è bella pronta per ricevere questo massaggio hawaiano. Chiaramente io sono qui per invidiarla, perché non so cosa darei per essere qui con te. Iniziamo, procediamo? Sì, allora, facciamo solo una premessa dal punto di vista, per chiarire a tutti quelli che stanno da casa, che cos'è il massaggio hawaiano. Le caratteristiche, allora, le caratteristiche, io vorrei che lo facessi mentre chiacchieriamo. Sì. Dai, allora, procediamo così vediamo anche il singolo passaggio. Parliamo del fatto che il massaggio hawaiano è un massaggio che arriva proprio dall'arcipelago delle Hawaii. Certo. E quindi già questo ci dà un'immagine di sole, di mare e di fluidità. E di poco stress. Soprattutto. Sempre poco stress. Sempre. Il benessere viene sempre prima di tutto. Assolutamente. Allora, la caratteristica del massaggio hawaiano è anche comunemente chiamata massaggio del mare. Sì. Perché il massaggio hawaiano, devi sapere Mary, che è protocollato proprio per essere fluido sul corpo della persona. Okay. Quindi noi andremo a lavorare sul corpo dell'ospite, quindi in questo caso di Sabrina, non con le mani tradizionalmente come viene fatto in tutti i massaggi, ma con tutto l'arto. Quindi avambracci, gomiti,
gomiti e poi anche un po' giustamente di palmi. Su quali parti del corpo ti concentrerai? Anzi, iniziamo, dai, sì, forza, no, così contemporaneamente riusciamo parliamo anche a goderci ogni singolo passaggio. Sì, parliamo del fatto che il massaggio hawaiano non si concentra su un singolo corpo, su una singola parte del corpo, sì, ma si concentra prettamente su tutto il corpo. Sì. È uno di quei massaggi che gli operatori del benessere che lavorano, per esempio, nelle spa o nei centri benessere, dovrebbero avere come bagaglio professionale, anche perché è conosciuto in tutto il mondo e tutti lo richiedono. Ah, tutti lo richiedono? Ma la maggior parte delle persone. Perché lo richiedono? Perché ha la caratteristica di essere, si dice in gergo, eclettico. Che significa eclettico? Significa che si adatta alle esigenze della persona. Cioè, mi spiego meglio. Facciamo il caso che una persona abbia la particolarità o comunque l'esigenza di non voler essere massaggiato troppo fortemente. Sì, ci sono vari tipi, sì, di massaggio, quelli, sì, comunemente detti strong o quelli più soft. Bene. Il massaggio hawaiano è uno di quei massaggi che si adatta benissimo sulla persona, perché lavora sia in maniera soft, se si vuole, sì, o in maniera strong, okay, a seconda proprio del peso della persona. Quindi i benefici fondamentali sono il fatto di renderci un po' più rilassati e quindi è forse il massaggio più giusto per chi è particolarmente stressato, sì, si vuole ritrovare, sì, sì, un, sì, po' la quiete. È un massaggio che, se noi dovessimo andare a lavorare tecnicamente, sarebbe come dire, io, sì, ti chiedo scusa. No, figurati, okay, anzi, tu procedi. È quel tipo di massaggio che crea praticamente una forma di comunicazione tra l'operatore e chi sta sotto, è l'ospite. Io vorrei che adesso ci spiegassi che cosa stai facendo, perché, sì, ho visto che sei partito praticamente, sì, 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 dai, sì, piedi, e poi, sì, pian piano si è andato su. Sì, per esigenza, ovviamente, perché non abbiamo tantissimo tempo, sto riassumendo il tutto. Ma io non faccio altro che lavorare in maniera fluida, come se fosse un'onda sul corpo della persona, scivolando. L'onda dell'oceano. L'onda dell'oceano. Ovviamente, che cosa risalta? Che in questo caso, a differenza delle altre volte, abbiamo la possibilità di usare l'olio. Questa volta usa soltanto l'olio per questo massaggio, sì, oppure anche una crema un po' più grassa? Io preferirei l'olio, perché l'olio comunque ha la particolarità di rendere la pelle morbida e quindi far sì che io possa scivolare senza creare attrito sulla persona, proprio perché, come vedi, io praticamente faccio un lavoro continuo, sì, sì, come un'onda. E quindi l'onda, come sappiamo, può essere dolce e avvolgente o, nello stesso tempo, può diventare violenta. Violenta e può andare praticamente a come dire, a...